Allora Romano, dopo 7 vittorie e 13 risultati utili consecutivi arriva in noi la sconfitta, però cosa si può rimproverare a questo Novara? Secondo noi ben poco. Niente, nulla, nulla, la legge dei grandi numeri forse stavolta ci ha giocato un po' contro, perché dopo 7 vittorie è chiaro che può capitare in un sabato così, però c'è un po' di amarezza. È normale dopo una sconfitta, però siamo già carichi per il Padova. Ecco, si cerca sempre un motivo, anche se poi non c'è, per una sconfitta. Si pensa al fatto che il Novara abbia riposato un giorno in meno giocando e tornando alle 4 di notte dopo Livorno. Può essere una motivazione? Al 100%, ma non è questione di alibi. Abbiamo fatto 4 trasferte infrasettimanali: Ascoli, Terni, Livorno, Lanciano a Natale. Lanciano abbiamo perso, Livorno dopo la partita abbiamo giocato 2 giorni e abbiamo perso, Ascoli abbiamo perso, quando sei obbligato a Terni abbiamo pareggiato, quando sei obbligato a fare tanti chilometri in pullman, riposare pochissimo e tutto incide perché toglie un po' di brillantezza. Questo Novara però fino alla fine ha provato a fare di tutto per vincere, ha giocato col trequartista, poi addirittura 4 punti, anche un po' tutti in area di rigore il Modena, non si è capito più, a un certo punto c'è stato un arrembaggio finale, la palla non è entrata. Sì, è stato un sabato veramente particolare contro una squadra che dall'inizio ha rinunciato a giocare e poi è stata fortunata, sembrava un po' di rivedere la partita contro il Cesena. Dobbiamo solamente pensare alla prossima e basta. Adesso la classifica insomma non si guarda partita dopo partita. Siamo ancora all'interno dei playoff. Se dovesse vincere il Verona ancora più 9 sull'Empoli, nella vostra testa cosa state pensando in questo momento? Forza Brescia.